Un saluto a tutti gli amici di 360 Web TV. Siamo qui a Picciola presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù perché oggi, 28 giugno, è proprio ricorrenza il Sacro Cuore di Gesù con la nuova statua che ricordiamo è arrivata proprio qualche settimana fa. Accanto a me il parroco della chiesa, Don Paolo Carrano, che ci illustrerà un po' i festeggiamenti per questa festa così solenne proprio in onore del Sacro Cuore di È Gesù. la prima volta che viene portata la nuova statua del Sacro Cuore, che è arrivata il 29 maggio scorso, statua che è stata comprata con i soldi offerti dai parrocchiani quando c'era il mio predecessore Don Michele Naddeo. Noi abbiamo dentro una statua, ma è una statua di marmo che non può essere portata in processione. E come primo anno, ecco, ho pensato di raggiungere le zone periferiche della parrocchia, essendo una zona di campagna, è molto vasta e tanti tratti non si possono raggiungere a piedi. Quindi, con il consiglio pastorale e il comitato festa, abbiamo pensato a un'idea un po' più innovativa, quella del trasporto della statua. In che consiste? Che viene caricata su dei carrelli dove ci sarò io, il crocifero, l'incensiere, ecco, proprio a processione, per una processione particolare, appunto sui carrelli, in modo da poter raggiungere le zone più distanti dalla chiesa, in modo particolare la litoranea, che mi sta tanto a cuore, perché altrimenti non la potremmo mai raggiungere a piedi. Questa celebrazione solenne, suggestiva, a cui tutta la popolazione ha partecipato e attesa. Quindi tocca un po' anche la periferia, insomma, della zona, e questa è una cosa molto bella e molto importante. Però, Don Paolo, come si fa con questo caldo? Perché diciamolo qua, le temperature oggi non sono state clementi. Un po' di sacrificio, perché innanzitutto, come insegnano i mistici, la processione è anche penitenza, quindi su questo anche i parrocchiani l'hanno accolto. Cioè, noi offriamo, tra virgolette, questo fiore a Gesù per le nostre famiglie, in particolare per gli ammalati, perché tanti malati vorrebbero partecipare alle nostre celebrazioni, però sono impediti a letto. Un po' di sacrificio da parte di tutti quanti noi, come preghiera, come suffragio per le persone che non stanno bene. E quindi ce la possiamo fare sicuramente. Quindi.